Chiusa da 20 anni, sarà finalmente ristrutturata. È la scuola Maria Montessori. I Venafrani quell'edificio lo conoscono, molti per averlo frequentato, come l'asilo del centro storico. Dal Ministero dell'Istruzione concesso un finanziamento di oltre 1 milione di euro. Servirà per l'adeguamento sismico della struttura chiusa nel 2002 dopo il terremoto di San Giuliano di Puglia. Più volte ce ne siamo occupati per segnalare lo stato di abbandono di quei locali, da anni preda di atti di vandalismo e rifugio di incivili scorribande notturne. Un triste spettacolo per i residenti della popolosa area e per i venafrani tutti, con i più anziani, o diciamo meglio, i meno giovani, con ancora negli occhi le immagini sempre più sbiadite nella memoria dell'asilo che era un punto di riferimento per la vita del quartiere. La notizia dell'ok al finanziamento fa esultare il sindaco Alfredo Ricci. Il fatto di avere già realizzato negli ultimi 2 anni il progetto definitivo, acquisendo tutti i pareri previsti, ci consentirà di procedere a stretto giro all'affidamento e all'inizio dei lavori, rimarca ai nostri microfoni il primo cittadino. Un risultato importante su cui puntavamo da tempo. Abbiamo lavorato in questi anni, parliamo di una scuola che è lo storico asilo di Venafro, chiuso dopo il terremoto di San Giuliano del 2002, quindi chiuso da 20 anni. Noi abbiamo lavorato in questi anni per recuperare il finanziamento, prima per la progettazione, adesso per i lavori, e siamo riusciti in questo obiettivo, che ci consentirà tra l'altro di avviare i lavori a breve, all'inizio del nuovo anno sicuramente, proprio perché negli anni abbiamo prima ottenuto il finanziamento per la progettazione, quindi abbiamo avuto il progetto con tutti i pareri e oggi il finanziamento sui lavori. Insomma, è un risultato storico a cui la nostra comunità attendeva tanto. Poi è una scuola chiusa in un momento delicato come è stato il terremoto, anzi tragico come è stato il terremoto di San Giuliano. Voglio dire che è un tassello di una programmazione sull'edilizia scolastica ben più ampia. La nostra amministrazione, quindi in meno di 5 anni, ha già ottenuto quasi 10 milioni di euro sull'edilizia scolastica tra l'edificio di Via Maiella, l'edificio del Don Giulio Testa e l'edificio di Via Acquedotto. Importante capire quale sarà la destinazione d'uso del vecchio asilo che, in tempi ragionevolmente brevi, tornerà a nuova vita.